Ciao amici, adesso questa sera si comincia con le uscite, che non sono uscite ma sono gli acquisti del mese. Cominciamo subito da due bottigliette che ho preso il mese scorso, che sono questa qui che è il thinner per l'aerografo, perché voglio cominciare a colorare le stampe che faccio. È un liquido che si aggiunge al colore dentro l'aerografo per far sì che sia più liquido, insomma. Quindi vediamo se riuscirò a arrivare a questa avventura, riuscire a farla, perché non è facile da capo, così non è facile per niente. Poi ho preso, sempre per l'aerografo, il primer grigio, perché prima lo usavo a bomboletta. E ho visto dei tutorial che dicono che è molto meglio darlo con l'aerografo, e quindi voglio provare anche questo. Adesso non so se avrò il tempo di farlo subito, subito. Comunque è un primer grigio della Vallejo, preso sempre su Amazon, siccome il Tanner, come cavolo che si chiama, e basta, insomma, via anche questo qua. Sempre per la pittura c'è questo, che è un pennello della Madonna della Winsor & Newton, quasi 6 euro di pennello, sempre da Amazon. E anche questo qua l'ho visto da dei ragazzi che dipingono miniature e che sono veramente veramente bravi, fanno delle cose assurde. Non sarà facile arrivare a quei livelli di subito, però cominciare con le cose buone è già un punto di partenza molto molto grande. Quindi questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua, andiamo avanti veloce. Non c'è molta roba, non c'è molta roba, anche perché dopo ho delle scatole lì che tirerò fuori. Cosa abbiamo? Sempre Amazon, questo è per la stampante 3D, sempre come al solito, ormai i miei acquisti sono finiti lì. Ed è un kit di pulizia ugello, che bisogna capire come si apre. Come cavolo si apre sto coso? Una decina di euro, ma secondo me non si apre, cioè devi farlo da così. Comunque, se vedete, devo guardare la camera, se vedete hanno le punte per ogni ugello, da, se non sbaglio, 02 01 fino al, ci ha messo anche l'etichetta, figa. Che maiali, vabbè, si sbrega tutto qua. Però comunque devo ancora riuscire a capire come si apre. Cioè, l'ho comprato, raga, non devo mica rubato, dai. Come cazzo si apre sta cosa? Boh. Vabbè, ce li ho. Il 9,90 su Amazon. E non so come si aprono, quindi penso che staranno qua per tutta la vita. Tac. Dopo, sì, per non cambiare argomento, c'è il solito pacco di resina Elego. Questa è resina nera. Ormai io con questo qua mi sono fissato con questa resina qua. Devo dire che fa il suo lavoro, non ho neanche i parametri per dire quanto peggio sia di altre resine o meglio le altre. Questo è un chilo di resina, costa 24 e qualcosa. È quella che costa di meno, perché non ho trovato altre resine che costano meno. E niente, questa qua adesso la userò per fare delle cose. Ho fatto anche una miniatura del Mandalorian nera, totalmente nera, molto bella, anche se ho sbagliato due o tre cose. Devo ancora capire come fissare i supporti, come rimuovere i supporti, però ci sto arrivando. Una volta arrivo a tutto, ci vuole solo un po' di pazienza e un po' di esperienza, chiamiamola così, e sbagliare, perché sbagliando si impara, costa anche dei soldi sbagliare, però vabbè. Dopodiché, questa invece è nuova. Questa è un'altra resina, bianca,
L'ho trovata sempre su Amazon, come quella delle Lego. Questa è della Rich Opto, non so bene che cosa sia. Una resina che costa qualcosa di meno delle Lego, sarà 24, forse ancora meno, non me lo ricordo. E non l'ho mai presa, questa la proverò. Dentro c'è questo che non so cosa sia. Questo qua è l'imbutino. L'imbutino che io una volta ho fatto la guerra per averlo. Questo l'ho comprato due su AliExpress, pagati abbastanza. No, uno su AliExpress, uno su Amazon, pagato un sacco di soldi. E questo filtrino qua, che serve per filtrare la resina, non lo uso mai perché mette 10 anni a filtrare un chilo di resina. Poi la Saturn, per riempire la vasca, ci vuole quasi un chilo di resina, quasi un chilo. Quindi ora che la travaglio tutta quanta, vabbè, comunque ho scoperto che dopo che l'ho comprato su Amazon a quasi una decina di euro e su AliExpress a 5-6 euro, me lo ricordo, l'ho trovato anche al Tosano supermercato a 2 euro. Questo qua se me la regalano anche. Vabbè. Questa è una lima. Ne parla lima e non so cosa serve. Fai onze? No, non sono mica così lunghe. Boh. Comunque, vediamo un po'. Beh, alla fine c'è poco da vedere perché è una bottiglia. Standard resine. Vabbè, sempre un chilo. E dovrebbe essere bianca. Non c'è scritto da nessuna parte però. White, no, c'è scritto. Questa la proverò, non so come sia. E ho in mente una miniatura da fare, bella grossa anche, bianca, perché l'ho vista bianca e mi sono innamorato. E vediamo come andrà, insomma. Saprò dire come va. Adesso sono un po' fermo con la resina perché sto facendo dei piccoli progetti col PLA, perché adesso vi faccio vedere il perché. Poi vi farò vedere anche la Ghost come è uscita, perché la Ghost ha avuto degli aggiornamenti non da scherzo. Allora, per la stampante a filamento ho trovato un sito che vende del filamento, si può dire economico. Io ho fatto il primo ordine di, se non sbaglio, 6-7 bobine e costavano 7,99 o 8,99, non me lo ricordo. E dopo ne ho fatto un altro insieme a un altro mio amico che ne abbiamo preso 10 a 6,99, 7,99, non me lo ricordo. E 5 test abbiamo fatto. E abbiamo preso un po' di bobine di questa casa qua, che è la GSD 3D, che è una fabbrica spagnola che fa questo PLA, diciamo economico. Sinceramente non so quanto economico sia, perché io ho usato sia quello della Sunlu e questo qua. No, Sunlu, Amazon e questo qua. Questa sera ho rimesso su il Sunlu perché voglio finire la bobina. Non sono proprio contentissimo di come sta stampando adesso, perché forse mi ero abituato io a questo qui e devo dire che non è per niente male, eh. Il nero è bastardo di ogni cosa, quindi non lo so. Comunque ho preso questa qui che è verde militare. Io qua non so perché l'ho comprato, sembra il filo quello della rete. E questa qua l'avevo presa perché ho in mente di fare dei carri armati, tipo i soldatini, no? Non lo farò mai. Cioè, il filo della rete e il filo del decipugliatore. Questo è arancio fluo, l'ho preso perché volevo prenderlo per prendere dei colori diversi, è un arancione e non lo so bene. Per cosa mi servirà? Dopo c'è, beh, questo è bello, questo è molto bello. Questo è un blu, mi piaci tu, questo è bello. Ho letto su Facebook che, non so se fosse il blu o l'azzurro, molti hanno avuto dei problemi e adesso appena lo userò, vediamo. Questo cos'è? Questo è il bianco. Questo è il bianco. Come cazzo si apre sta cosa? Boh, non è un bianco bianco, sì, è bianco. Però
Però il tipo di bianco della Sunlu è più bianco. E lì è. Vedremo. Adesso ci sto stampando col bianco Sunlu. Ho alzato un po' il flusso perché il GST mi ha detto sempre questo mio amico che ormai è lui l'artefice di tutte le mie cose delle stampe, che questo GST qua ci va un flusso un po' più basso degli altri. Questo cos'è? Questo è figa, io pensavo fosse grigio. Cos'è sta roba? Non me lo vogliono dire. Questo è il Crystal. È un bianco sporco, non so se sia trasparente. Io speravo fosse grigio, anche perché c'è un pezzo da fare del grigio, quindi dovrò farlo di un altro colore e poi colorarlo. Vabbè. Via. Quanto cazzo ne ho preso qua? Questo è. Questo mettiamo qua un secondo, perché fa parte di un progetto che voglio fare. Questo è un altro colore sciocco. Verde sciocco, che è Apple Green, che non c'è niente i cellulari, ma è un verde mela. È carino, dai. Non so bene che cazzo farci con questo qua, però è bello. Poi alla fine ho preso anche i colori che mi mancavano. In qualche modo si usano, dai. Via. Oh, questo via qua, un attimo. Poi è rimasto. Ah, chi volevo un. No, comunque era quel verde là che rompe. No, l'azzurro là che rompe i coglioni, No, questo quello incriminato. Questo light blu qua che è molto bello. Vediamo se si vede bene. Sì, dai, si vede. C'è un po' di riflesso, vabbè. È un azzurro molto bello. Questo qui, ho letto su Facebook che molti hanno avuto problemi. Non so, beh, io l'ho aperto ora, non so di che problemi dicano, però vediamo. Anche questo qua lo vedremo. E poi sono rimasti questi due qua. Questi due qua li ho presi perché ho visto su. Ho visto, ho scaricato un. Vediamo se c'è un cutter qua, che non so quando è verserlo. Ho scaricato un file molto grande che voglio fare per mia figlia. Ormai le mie figlie, tra molto poco. E quindi ho detto, beh, questo qua bisogna prenderlo, no? Anzi, questi qua, perché è un file molto grande. In verità è un castello, lo dico già perché tanto comunque lo farò prima o poi, ci vorrà un po' di tempo, sapere anche dove metto. È un castello molto grande, un castello di Euro Disney e la maggior parte dei pezzi sono questi colori qua. Vediamo se si vede. Sì, dai, si vede. Viola, bianco e questo rosa fucsiato qua, questo c'era, ho trovato questo qua. Ed è il castello quello di Euro Disney, molto molto grande. Adesso bisogna vedere quando cominciarlo, e anche perché ci vuole del tempo, è anche un posto dove farlo, dove cominciare a costruirlo. I pezzi sono tantissimi, io l'ho solo guardato un po' così, ma i pezzi sono un'enormità, però voglio provare a farlo. Poi chissà, vedremo come esce, però lo faccio come regalo di Natale alle mie figlie fra un paio d'anni. Boh. Stampa 3D finita, ora si passa a un altro ambito a me molto caro, che è pacchetto di AliExpress. Io l'ho già aperto per vedere se era a posto, però purtroppo AliExpress ha messo delle tasse e non so quando comprerò ancora tante cose, cioè come una volta. Comunque, questo l'ho preso ancora un mese e mezzo fa, è un altro Bubblehead di Fallout. Questo ovviamente mi mancava. Questo chi è questo qua? Bart, questo è il mercante. Questo è il mercante. Ci va il tappo. Potevano scriverci Vault qualcosa qua, eh? Vediamo se riesco a romperlo. Eccolo qua. Opla. Ah, si mette così, eh. Non ci riesco mica. Bellissimi questi qua. Questi qua sono dei tarocconi, secondo me. Non. Vabbè che poi li fanno là, quindi alla fine. Questi qua li colleziono, non so se comprarne ancora oppure no.
però perché cominciano a costicchiare i ragazzotti qui, prima costavano un po' meno, però cazzo, ragazzi, è sembrato un po' meglio sti cosi, ma che roba, anche qua manca il colore, sti pezzi di merda. Ecco, dai, dobbiamo rompere, oddio. Sappi che tu hai visto l'aria oggi, non la vedrai mai più. Vai insieme agli altri. Vai dentro. Ecco. Perché ne ho abbastanza questi qua. Quando li ho visti io per Fallout, raga, vado via di testa. Dopo, cosa abbiamo per restare in tema? Di questi qua ne ho un bordello. Questo l'ho trovato nel negozio mio di fiducia e aspetta, devo tirare via il prezzo perché mi vergogno quasi a quanto l'ho pagato. Vabbè. Eccolo qua, l'amiibo di Snake. Questo qua mi mancava, me ne mancano tipo 3 di amiibo di Smash Bros. E l'ho visto, ho detto beh, guarda, mettimelo da parte. E poi l'ho preso. Il mio negozio qua di Verona alla fine è tenuto sempre bene. Ma Snake non potevo non averlo. Figa no, è Snake no. Cioè, lui è mio idolo. Però sì, l'ho pagato abbastanza. Ormai quelli che ci sono, che mi mancano a me, costano tanto. E questo l'ho pagato abbastanza. Mettiamolo qua. E adesso arriviamo a qualche altra chicca. Beh, mi hanno anche questo qua me l'hanno regalato. È un portachiavi del Super Nintendo. Questo me l'hanno regalato insieme a un sacco di cose che ho comprato. Vabbè. Dopodiché ho qualche disco preso. Parti, cominciamo con Media World. Questi qua li ho presi al Media World. Che sono uguali. Ah no. Sono i Kingdom Hearts 3 e Kingdom Hearts HD 1,5 e 2,5 remix. Non ci ho mai capito niente della saga di Kingdom Hearts. Questi li ho pagati 9,90 l'uno. Al Media World. Mi sono incartato. All'usato del Media World. Questo qua è perfetto. 9,90 Kingdom Hearts 3. E 9,90 questo qua che non giocherò mai. Sono perfetti. Secondo me questi qua. Peccato adesso per questi qua che per tirarle via devo bestemmiare in aramaico antico perché quelli del medium non si tirano mica via. Dopodiché, sempre PlayStation, stiamo con la PlayStation, al GameStop ho trovato questo per VR, che è Wolfenstein Cyber Pilot. Non so neanche come sia, io alla fine Wolfenstein li ho finiti tutti quanti. E molto belli. A me sono piaciuti tutti quanti, sono piaciuti tutti. E questo qua mi mancava. Non so quando attaccherò il VR perché adesso sto andando incontro a molto meno tempo. Ecco, vedi, una cosa bella del GameStop che le sue etichette vengono via subito. Quelli del MediaWorld devi stare lì a scancarare e dopo ti rimane sempre della colla. Guarda, guarda qua il GameStop, che tante gliene tiro al GameStop, però su questa cosa qua, su questo qua, devo dire che sono i numeri uno. A parte quando vai a prendere dei giochi che sono là dall'81 e allora è normale che ecco, vedi, questa qua. Quella sotto sarà da tirare delle gran saracche perché guarda, ma che roba. Queste qua sono quelle vecchie vecchie. Infatti, lascio, non tiro neanche via, guarda. Ecco, basta così perché se mi viene via anche il libretto e mi sta troppo nei maroni. Anche Youngblood abbastanza bello, ho preferito quelli prima, eh. Però anche l'ultimo che è Youngblood l'ho giocato molto volentieri. Via. Si cambia console, si va sulla One e insieme a Cyber Pilot ho trovato questo qua che è Brothers. Questo qua è un gioco molto strano. Io l'ho cominciato insieme alla mia compagna che non si muove da niente e incredibilmente qualcosa ha fatto perché solo un pad si usa. Praticamente usi un grilletto per un fratello e l'altro per l'altro fratello. È molto strano. Io ho giocato per 360 e pochino, dopo l'ho abbandonato perché avevo un sacco di giochi. Però
Però sembrava carino, eh? Sembrava carino. Infatti l'ho pagato 1,90 euro, su, non è? Spero che sia il disco dentro. Se mi tocca tornare fin Mantova a tirare le gherecce, che l'altro. Vediamo un po' se c'è il disco. Beh, dai, il disco c'è. Via anche questa etichetta della minchia qua. Porca troia, c'è ancora sotto, vaffanculo. Perché questa è l'etichetta del rovescio. Ah, cazzio, ci hanno cagato in cima qua. Cosa gli hanno fatto questo disco qua? Vabbè, mangiare il panino col miele, insomma, vabbè. Dopo cosa c'è? Questa qui, mamma, questa è quella raccolta molto bella. The Walking Dead Definitive Series. Qua ci sono tutti quanti Walking Dead, tutti. Quelli della Telltale, che non sono quelli di azione, ma sono le storie, che io ho finito 3 su 4, e il 4 l'ho cominciato. Devo dire che non è male. Poi ha tutti quanti i DLC dentro, che sono... Spero... sì, è tutto in inglese questo qua. Porca troia. Vabbè, anche gli altri sono in inglese, sono sottotitolati. C'è il DLC di Mission. Ma sono Mission, c'è. No, sono 3 DLC comunque. No, All Season. Tutti i 10 ci sono. Non è male, eh. Non è, bisogna prenderlo perché è un po' palloso. Poi per ultimo lascio la chicca, che è questo qua. Questo è la collezione di Street Fighter. Dove dentro ci sono tutti quanti gli Street Fighter fino... Se non mi ricordo, ma sono tutti quanti, eh. L'ho trovato a un prezzo ridicolo perché l'ho trovato 19,90. Non c'è più questo prezzo qua. Questo l'ho preso nel negozio qua a Verona, Power Games. Che me la, quando appena l'ho visto, ho detto, ma questo qua mettemelo da parte perché lo voglio. L'avevo cercato per Play 4, ma costava, non so, costava tipo, non dico il doppio, ma quasi. E lo digitale costava molto poco, però io queste raccolte qua le voglio avere fisiche, non c'è verso. E qua sono tutti gli Street Fighter fino Alpha 3, fino al 3 Third Strike, che non so neanche quale sia, vedi quanto sono rimasto all'Alpha. Questo ve lo farò vedere, anzi, se ho voglia vi porto una live, un filmato, perché se ho preso una cosa, una scheda di acquisizione, magari se vi interessa vi porto qualcosa, dai. Ok. E... Hasta luego!